Quali sono le cose più assurde che hai acquistato in vita tua? Se rivolgessero a me questa domanda, credo che impazzirei nel cercare di stabilire quale sia la cosa più stupida che ho comprato in vita mia. Però devo dire che la maggior parte delle volte l'ho comprata per un motivo e sono riuscito a cavarci qualcosa di buono. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi, anche se non sembrerebbe, parliamo di fotografia e videomaking. Vi ricordo che se volete supportare questo canale potete farlo in maniera molto semplice e gratuita, semplicemente cliccando sul pulsante iscriviti o lasciando un bel like a questo video. Mi aiutate tantissimo con l'algoritmo. Vi ricordo anche che avete ottimi motivi per seguire questo canale, infatti noi siamo un'associazione assolutamente green e per ogni like che prenderà questo video pianteremo una ginestra nel deserto del Sahara. Ora, andando a parlare di acquisti assurdi, ci sono mille cose che potrei farvi vedere, ma ho deciso di suddividerle in tanti capitoli in maniera tale che possiate apprezzare la mia immensa stupidità e così posso anche realizzare più contenuti andandomi a concentrare su ogni singolo pezzo. Quello che voglio farvi vedere oggi è questo. Spero che riusciate a vederlo bene, adesso ve lo metto molto vicino così capite subito anche a che cosa serve. Questo è un prisma, fondamentalmente è un pezzo di plexiglass, non credo nemmeno che sia vetro, non lo vendevano come vetro, era dichiaratamente plexiglass. Il brand non me lo ricordo neanche più perché l'ho comprato un sacco di tempo fa. Fondamentalmente a che cosa serve? Si mette vicino alla lente, quindi vedete io lo sto mettendo proprio attaccato alla lente e serve per andare a creare degli effetti come questo, quindi degli effetti strani, un po' sci-fi, vedete, va a riflettere tutte le luci che ci sono in camera, quindi io posso usarlo per creare un effetto un po' particolare di questo tipo, posso usarlo per specchiarmi in certa misura. La cosa bella è che se io vado a illuminarlo, quindi quest'altro non è un acquisto strano, è solamente uno smartphone, nel momento in cui io accendo la torcia, vedete, faccio la stessa cosa di prima, vado a illuminarlo e vedete che lui riflette ancora di più e va a cangiare dentro nella mia ripresa. Adesso la messa a fuoco ovviamente si lamenta perché gli sto introducendo cose, però la cosa carina è un po' questa. Non so se riuscite a vedere quanti riflessi butta in giro. Questa è proprio la particolarità di questo materiale, che fondamentalmente divide la luce nelle sue componenti essenziali, quindi fotografando questo attraverso riusciamo a ottenere delle sfumature che vanno verso l'arcobaleno, quindi è molto carino da utilizzare. Non lo uso tanto spesso perché è una cosa particolare, però l'ho usato con successo in passato e vedete che adesso chiaramente riflette le forme delle luci che io sto utilizzando, quindi dipende anche da come lo usiamo. È un effetto secondo me molto caruccio che può servire in certi casi sia per fotografia sia per video. Ovviamente per utilizzarlo al meglio quello che bisogna fare è andare a usare una focale abbastanza lunga, perché vi dico, una cosa del genere con un grandangolo non funziona. Quindi voi dovete immaginarvi che nel momento in cui lo stiamo utilizzando abbiamo la nostra lente qui e andiamo a metterlo proprio appiccicato alla lente, e la cosa migliore è se abbiamo una luce laterale che illumina questo, quindi che non finisce sul frontale della lente ma che colpisce solo questo, lasciando il frontale della lente in ombra, così non abbiamo un flare, una luce parassita provocata dalla fonte di illuminazione, però abbiamo una luce parassita provocata da questo, quindi la luce passa attraverso questo e finisce sì contro il frontale dell'obiettivo, però finisce scomposta nelle sue componenti essenziali e quindi noi quello che vediamo in camera è un effetto arcobaleno, è un effetto colorato cangiante, che quindi può essere molto gradevole e accattivante. La difficoltà di utilizzare un pezzo come questo è abbastanza evidente. Prima di tutto dobbiamo tenere quest'affare di fronte alla fotocamera, quindi se già non è semplicissimo armeggiare con la nostra strumentazione, adesso dobbiamo tenere in mano anche questo. Non è la cosa più facile del mondo, perché dobbiamo usare anche delle luci, magari dei flash, magari delle luci fisse se stiamo facendo video, ma ci vuole magari uno spotlight per illuminare questo, quindi dobbiamo andare a puntarlo in una posizione e poi tenerlo in maniera abbastanza precisa, ma se sta statico è brutto, quindi si deve pure muovere, per cui non è per niente facile. La cosa migliore è avere un assistente che ci aiuti a fare qualcosa, che o tenga la luce o tenga questo e la luce, ancora meglio, anche se poi dipende da come lavoriamo, perché a me piace decidere esattamente quello che voglio fare, quindi magari voglio fare una cosa di questo tipo, ci devo giocare io, la devo vedere io, vedete, magari io mi voglio riflettere in questa maniera, però lo devo fare io, devo essere assolutamente padrone di quello che sta succedendo.
voglio un effetto di questo tipo un sandog dentro nella mia ripresa, lo devo fare a mano, perché deve venire come piace a me. Si tratta di un accessorio abbastanza inexpensive, nel senso che non è costoso, una cosa del genere, non dico che te la tirino dietro, però te la porti a casa abbastanza tranquillamente. È una cosa, l'ho messa nella rubrica acquisti assurdi, perché è una cosa che poi alla fine uso veramente poco. Vi dico che più che altro io questa l'ho utilizzata separatamente, l'ho utilizzata per creare degli overlay, quindi nel momento in cui vado a scattare delle fotografie o delle riprese video con già questo in camera, poi quello che sto facendo è fritto nell'immagine, cioè dopo non posso eliminarlo. Però invece che cosa succede se io realizzo delle riprese in cui questo lo utilizzo su un fondale neutro, per esempio? Io posso fare le mie riprese su un fondale grigio, grigio scuro, e andare a inserire il mio riflesso con delle luci che poi dovranno essere coerenti, ovviamente. Quindi se faccio una ripresa di un certo tipo con un certo tipo di illuminazione, vado poi a realizzare un overlay fatto con questo, con la stessa illuminazione. A quel punto io dopo sono in grado di prendere il mio overlay e metterlo sopra la mia foto, sopra la mia ripresa, miscelandolo come voglio io. È meno artistico fatto così, ovviamente, è molto meno artistico, meno artigianale, meno bello, anche perché il bello di questo è proprio che in un dato momento ti è venuto un certo riflesso fatto in una certa maniera, non replicabile. Quindi il fatto di utilizzare questo dà un qualcosina in più, anche perché introduce un elemento di non replicabilità dell'immagine, o comunque di difficile replicabilità, perché quella posa con quell'espressione, con quell'affare messo lì in quel modo, sarà difficile replicarlo. Quindi diciamo che è venuto una volta e poi probabilmente non viene più, o comunque viene in maniera lievemente diversa, non viene più esattamente la stessa cosa, quindi è una cosa abbastanza unica. Ovviamente per utilizzare questo ci vuole un certo grado di competenza tecnica, nel senso che non è facilissimo da usare. Come vi dicevo prima, se utilizziamo un grandangolo non funziona proprio, dobbiamo utilizzare una lente che abbia una focale superiore al 50 mm. Idealmente dovremmo utilizzare almeno un 85, io vi dico che lo uso col 100 mm, quindi, e non solo, il 100 mm io lo monto su un sensore APS-C al momento, quindi è un 160, e con un 160 mm mi trovo molto molto bene. Quindi diciamo, se fosse un 100 mm già andrebbe bene, però non disdegnerei un 200, perché qui la questione è proprio che più riusciamo ad allontanare il punto di messa a fuoco dal nostro prisma e meglio è. Quindi con una lente lunga ovviamente un teleobiettivo, comunque una lente con una focale lunga, andrà a staccare molto di più il primo piano dallo sfondo, e quindi questo è proprio quello che ci interessa, perché così il nostro prisma rimane lì prima ancora del primo piano e viene bello sfocato, in maniera tale che abbiamo il nostro soggetto a fuoco con questa macchia di luce che però si amalgama dentro, perché è sfocatissima, perché è in primo piano, e comunque quel bagliore assume un connotato onirico proprio anche in virtù del fatto che rimane schiacciato ed è fuori dall'inquadratura, quasi è la luce che penetra scomposta e va a colpire il frontale dell'obiettivo. Quindi sono effetti su cui bisogna anche lavorare, e ci vuole un po' di consapevolezza, perché altrimenti, cioè se io lo schiaffo qua così, fa schifo, non funziona, cioè lo vedete anche voi, così è una schifezza. Se invece lo vado a posizionare in determinati modi, e poi ci vuole anche un certo grado di competenza per quanto riguarda la composizione, perché se io lo metto qua così, di nuovo fa schifo, se io lo metto qua fa ancora schifo, ma se io lo avvicino e lo metto qui, per esempio, questa è una composizione molto semplice fatta in un certo modo che potrebbe avere un senso. Io potrei anche metterlo così e potrebbe avere un altro senso, vedete, questa è una tastiera. Quindi dipende da cosa stiamo facendo, ci vuole un certo grado di competenza, perché dobbiamo sapere quello che stiamo facendo. In questo caso non possiamo farlo completamente a random, è meglio quando si utilizza una cosa di questo tipo partire con un'idea, partire dicendo io voglio ottenere un effetto di un certo tipo, perché se lo usiamo a caso è vero che otterremo sempre un effetto, però potrebbe non essere quello che volevamo, potrebbe essere una porcata. Invece se partiamo con un'idea, sappiamo bene o male che cosa fare, cerchiamo di realizzare quell'idea. Attenzione, le idee da dove vengono? Non è che crescono sugli alberi le idee, bisogna copiare all'inizio, copiamo quello che ha fatto qualcun altro, ci viene un'idea perché l'abbiamo vista nella sigla di una serie TV. Io vi invito a guardare le sigle delle serie TV, è pieno di
cavolate come questa, di espedienti di questo tipo. Le sigle, le aperture delle serie TV sono piene di idee che poi magari nella serie stessa non vengono più replicate perché sono di difficile reiterazione, annoierebbero. Ma nella sigla invece è pieno di questi effettini strani, per cui io vi invito, se siete dei consumatori seriali, a non skippatele sempre le sigle di apertura, guardatele, cercate di capire che cosa è stato fatto, perché troverete spesso e volentieri delle idee che poi potete mettere in pratica. Ora, cosa succede quando copiate una cosa? La prima volta che copiate una cosa, ve lo dico, farà schifo sia a voi sia a tutti quelli a cui la farete vedere, perché verrà una porcata, perché avrete semplicemente copiato e quindi sarà una roba un po' raffazzonata. Però questo è utilissimo, perché nel momento in cui avete copiato quello che ha fatto qualcun altro, dite va bene, fa schifo, però ho capito come si fa. Ho capito che cosa stava facendo il regista, il DOP originale, ho capito che cosa aveva in mente, anche se io l'ho replicata e ha fatto schifo, perché l'ho replicata su una porcata che stavo facendo che non aveva senso. Quello che può succedere è che magari un giorno arriva il momento in cui quella stessa cosa vi serve per davvero, e quando vi serve per davvero, avete capito come si faceva, applicandola in un contesto in cui serve davvero, e in cui presumibilmente se serve davvero non viene una boiata perché serve esattamente quella roba lì, a quel punto, sapendo, avendo voi acquisito la conoscenza tecnica di come si faceva, riuscite a replicarla, e questa volta viene meglio, però, perché questa volta è all'interno di un contesto in cui ha un senso, a differenza di quando l'avete copiata, e quindi riuscite probabilmente a contestualizzare quella tecnica all'interno di una situazione in cui vi serve davvero, perché ve l'ha chiesta un cliente o perché il vostro cliente non sa come fare quella particolare scena e voi gliela proponete in quel modo, il cliente è contento e quindi la fate effettivamente in quel modo. In quel momento riuscite a contestualizzare, a fare vostra quella tecnica che prima avevate solo rubacchiato, e adesso invece la state facendo vostra e la state integrando in un contesto in cui ha senso. Quindi acquisti assurdi che però poi portano a qualcosa di buono, prima o poi. Amici, con questo è tutto. A questo punto io vi lascio spazio nei commenti. Fatemi sapere qual è la cosa più assurda che avete comprato in vita vostra. Io mi manterrei all'interno di uno spettro visibile, per cui parliamo di fotografia e videomaking, quindi se mi volete raccontare che avete preso il tappetino riscaldante per l'asse del gabinetto, va bene, ci facciamo due risate, però se rimaniamo in ambito fotografico i commenti rimangono più interessanti anche per chi poi dovesse andare a leggere. Io vi ricordo che potete sostenere questo canale semplicemente con l'iscrizione, che è gratuita, attivando anche la campanella in modo da non perdervi i prossimi contenuti. Lasciate un like a questo video così mi supportate con l'algoritmo, e signori, io vi do appuntamento al prossimo video.